Ciao ragazzi, come state? Oggi, come vedete, ho una nuova box, seppur piccolina, che ho voluto provare ad acquistare pagando solo le spese di spedizione, quindi 1,95 euro, per capire un po' com'è questa box. Allora, si chiama Toucan Box. Ed è una box dedicata più che altro appunto ai bambini, con diverse attività creative. Si può fare come abbonamento settimanale, mensile, o si può scegliere, come in questo caso ho fatto io, di riceverne solo una per provarla e vedere di cosa si tratta. Allora, intanto si presenta come un libro praticamente. È molto carina, di questo turchese. Ogni box è scritta, oltre ad avere l'indirizzo dietro, è proprio dedicata al destinatario. Quindi, vabbè, in questo caso ho messo che la bimba sono io, quindi ho messo Elisa. Però, se tra di voi c'è qualche mamma o comunque qualche ragazza che ha delle sorelle, dei fratelli, può personalizzare, chiedere la personalizzazione appunto della box. Quindi è anche un regalo carino. Allora, vediamo all'interno che cosa contiene questa box. Ovviamente va per fasce di età. Io ho messo la fascia di età dei 10 anni. Allora, ecco qua. Allora, vediamo un po', c'è scritto: Ciao Elisa, salve marinaio, sei pronto per un'avventura tra i pirati? Stiamo per salpare alla volta dei sette mari in cerca di un tesoro perduto, ma prima avrai bisogno del tuo amico pappagallo e di una mappa del tesoro, perciò tutti all'opera. Qua poi c'è un passaparola con i tuoi amici, ecco, quindi se vi può interessare anche a voi. Fai un regalo ai tuoi amici, il primo kit creativo Toucan Box gratuito e ricevi uno sconto del 50% per ogni amico che accetta il tuo regalo. Stacca uno degli adesivi con il tuo codice personale e attaccalo nel volantino dedicato al passaparola con gli amici che trovi nella tua scatola. Allora, intanto qua vedo spuntare un bel pennello, bello bello grande. E qua ci dice che possiamo ritagliare la confezione, la parte interna della scatola per ricreare una bella cornice, quindi è anche bello il riciclo appunto stesso della box. Ecco qui, allora, vediamo il contenuto. Tutti all'opera, la mappa del tesoro e l'inseparabile pappagallo. Qua mette anche l'assistenza dell'adulto, quindi da 1 a 5 pallini, il disordine da 1 a 5 e richiede asciugatura. Allora, proviamo a vedere. Che cosa serve? Qua mette i vari, le co varie cose che servono, che probabilmente forse sono già all'interno, non lo so, dopo andremo a scoprirlo. E sì, probabilmente questo è tutto già all'interno. Poi procurati anche dell'acqua. Questi oggetti non sono disponibili, quindi l'acqua non è disponibile, ovviamente. Abilità in gioco, geografia. Incoraggia il tuo bimbo o la tua bambina ad abbellire la mappa con degli elementi del paesaggio, come fiumi, montagne, foreste, mari e spiagge. Prendete ispirazione guardando insieme altre mappe. Stimola l'uso di un linguaggio appropriato per l'orientamento spaziale, vicino e lontano, sinistra e destra, mentre la mappa viene completata. Allora, ecco qua. Ah, guardate che cosa interessante. Allora, riempi una tazza con dell'acqua calda e immergi la bustina di tè per 2 minuti per ottenere un'infusione scura. Accartoccia per bene il foglio di carta, poi distendilo di nuovo sul tavolo e appiana le pieghe. Dipingi il foglio usando il tè, diventerà di un bel marrone antico. Lascia asciugare. Colora il pappagallo con i pastelli e incolla l'occhietto al posto giusto. Incolla alcune piume sul corpo del pappagallo e lo stecco da gelato sulla parte inferiore del suo corpo. Quando la carta è asciutta, aggiungi i tuoi disegni sulla mappa e attacca gli adesivi. Indica il tesoro con una X e disegna una linea tratteggiata fino al tesoro. Ottimo lavoro! Beh, comunque è veramente una cosa carina e molto creativa. Penso che se avessi un bimbo, molto probabilmente acquisterei questa box. Magari non ogni settimana, ma ogni mese come premio. Poi qua abbiamo appunto dei giochini,
dalla partenza, abbiamo il percorso per arrivare, non lo so, allora aiuta il tucano, ok, il tucano deve arrivare alla palma, all'albero, mentre il pirata deve arrivare al tesoro. Poi una ciurma di furfanti, è tempo di mettere insieme il tuo equipaggio di pirati, aggiungi dettagli spaventosi alle loro facce prima di farli salpare. Che carino. Qui una pagina da colorare, con appunto il protagonista che è il tucano, la bandiera pirata, molto carino. Palle di cannone al cioccolato. Wow, anche questo deve essere molto buono. Sono tipo i... Non sono i popping cookie. Mi viene in mente popping cookie. Però vediamo, non c'è scritto vero il termine. I pops. Non mi viene in mente. Comunque avete capito dall'immagine. Devono essere veramente molto molto buoni. Poi pappagalli in coppia. Trova le coppie dei pappagalli e colorali nello stesso modo, che carino. E qua per ricreare l'uncino del capitano. E questa è appunto la fine del loro giornalino. Condividi le tue foto e vinci fantastici premi. Anche loro hanno vari social come Instagram, Pinterest e Facebook. E ora vediamo quello che c'è all'interno. Allora, abbiamo questa, mamma mia quante cosine, questa busta con all'interno le piume per il pappagallo. Wow, sono bellissime. Faccio solletico. Ok, poi c'è il pezzetto di legno colorato, la bustina di tè, gli occhi. Beh, carino. Beh, ok, è una cosa da bambini, però onestamente mi divertirò a farla con voi, se non vi dispiace. Poi qui abbiamo una scatolina con dei pastelli a cera. Poi qui c'è, allora, questa è la sagoma del pappagallo da colorare. Ed è fatta in cartoncino rigido. E questa sarà la mappa del tesoro. È un bel cartoncino, anche bello tramato. Ecco, forse così riuscite a vederlo. Molto carino. Ed infine c'è appunto il kit creativo gratuito per i tuoi amici. Quindi questo eventualmente potete utilizzarlo anche voi. Vi metto direttamente i codici. Vabbè, ve li segno dopo. Oh, è comparsa un'altra cosa. Ah, c'è anche la colla, guardate, che carina. È tutto con la loro appunto firma della Toucan Box. Vedete qua, ad esempio, c'è il nome di Matteo. Ma guardate che particolare, Matteo che è il mio ragazzo. Ok, è la box giusta. E niente, credo che comunque questo sia veramente una box molto carina. Non me l'aspettavo così carina, essendo anche così piccola, però ho delle cose molto creative. Appunto qua spiegano: ricevi un kit creativo personalizzato con il nome del tuo bimbo o della tua bimba. Tutto il materiale necessario è incluso. Contiene un libretto di attività a tema con giochi, ricette e altre idee da realizzare. Completa divertenti progetti manuali pensati per bambini e bambine dai 3 anni agli 8. Le spese di spedizione sono incluse. Quindi penso che sia veramente una cosa molto molto carina. E niente, vi lascerò poi il link della box, vi lascerò anche il mio codice per avere appunto lo sconto. E niente, allora, incominciamo subito a provare a fare questo kit che mi ispira molto, anche se è per bambini, ma come sapete a me non interessa perché a me piace provare un po' tutto, quindi direi di iniziare. Allora, riprendiamo in mano la situation. Quindi la prima cosa da fare è prendere
procurarsi una tazza di acqua calda, quindi vado a procurarmela. Allora, mi sono procurata la tazza con l'acqua bollente. Ovviamente guardate che carina la mia tazza. Aspetta che ve la metto sotto la luce così la vedete un po' meglio. Vediamo, forse così si vede meglio in lontananza. E gialla con lo smile, con i cuoricioni, bello innamorato. Come sapete, io ho, non dico la mania delle tazze, ma siccome bevo tantissimo tè, tantissime tisane, mi servono tante tazze. E quindi ne ho tante e sono troppo carine. Però proseguiamo. Allora, la prima cosa è riempire la tazza. Metto così le istruzioni, così le vedo meglio. E metterci appunto la bustina di tè che troviamo all'interno di questa busta trasparente, già bella pronta. Ecco qua, guardate. Deve essere anche un buon tè, onestamente. Sembra tipo un tè nero. Ok, c'è qualche piuma, ma non importa. Allora, mettiamo dentro. E lasciamo a mollo per 2 minuti per ottenere appunto il tè scuro. Intanto accartocciamo questo foglio di carta che un po' onestamente mi dispiace perché è bellissimo, è proprio un bellissimo cartoncino. Ok, allora pronti alla distruzione. Dai, diciamo che è abbastanza stropicciato. Ora con il pennellone, guardate, è proprio bello grande, grande, grande. Andiamo a vedere il tè che si sta preparando. Sì, guardate. Forse ho messo troppa acqua. Aspettiamo ancora qualche minutino. Che diventi ancora un pochino più scuro. E intanto, visto che ci sono, inizio a colorare il pappagallo. Allora, basta staccare semplicemente la forma già pre-tagliata. Guardate, questo poi potete utilizzarlo anche come stencil, volendo. E iniziamo a colorarlo con i pastelli a cera in dotazione. Abbiamo il viola, blu, verde, nero, rosso, giallo, arancione e anche il marrone, tutti con la loro scritta Toucan Box. Allora, coloriamolo, vediamo come possiamo farlo. Beh, rosso ci sta. Vediamo, allora. Abbasso così vedete anche voi. Beh, devo dire che i colori colorano veramente benissimo. È una vita che non coloravo con i pastelli a cera, veramente. Ok, non mi piacciono molto i pastelli a cera, onestamente, proprio perché fanno questo effetto un po' strano. E vabbè, nel mentre in cui io coloravo, il tè è pronto, quindi ora andiamo a colorare la nostra mappa del tesoro. Eccoci qua col nostro bel tè caldo. E ora andiamo a colorare.
Ok, direi che è più che sufficiente. Ora lascio che si asciughi. Ho messo apposta appunto come dei laghetti di tè perché vorrei che il colore si impregnasse di più, quindi diventasse più scuro, in modo tale da come invecchiare di più la carta. Ok, quindi questo lavoro è fatto, adesso aspettiamo che si asciughi e vediamo se lo faccio anche dall'altro lato, chissà. Ok, ci vediamo dopo. Ciao ciao! Ok, allora, mentre la nostra mappa si sta asciugando, continuiamo a decorare il nostro amico pappagallo. Allora, tiriamo fuori tutto quello che c'è qua dentro, così capiamo. Ok, allora ci sono gli occhi qua da una parte e dall'altra, perché appunto si dovrebbe decorare anche questo lato, però per il momento decoro solo un lato. Quindi vediamo se sono degli occhietti adesivi. Sì, perfetto. L'occhietto del nostro pappagallo. E ora andiamo di piume. Allora, penso che debba incollarle con questa colla, non lo so. Allora, intanto vediamo che qui c'è un'immagine di questa bimba che gioca a tennis. Poi abbiamo lo stecco di legno viola che andrà messo appunto qui dove si vuole, insomma. E oltre alle piume, vediamo, ci sono anche, ecco, questi che sono gli adesivi da attaccare alla mappa, quindi la X dove c'è il tesoro, una sirena, le due sciabole del pirata, la spiaggia, qua abbiamo la bussola, il teschio, il vulcano e la nave pirata. Ma comunque simpatico. Ok, allora, iniziamo con le piume. Mamma mia, sono bellissime. È super morbide, ragazzi, veramente. Che bello. Ok, allora vediamo un po' come potrei metterle. Vediamo. Sono un po' indecisa. Allora, intanto una cosa, mi piacerebbe fargli i contorni. Per renderlo un attimino più definito. Perfetto, così mi piace molto di più. Allora, vediamo un po'. Direi. A questo punto le taglio anche. Vediamo, sì. Piume. No, sono tutte sparpagliate. Fantastico. Voi non potete immaginare, ragazzi, tra piume e peli di gatto. Che macello. Guardate che colla particolare, com'è la forma. Allora, quindi sicuramente metterò delle piume qui, quindi inizio a spargere un po' di colla. Allora, voglio mettere appunto, ho colorato di fucsia viola questa parte qui.
Poi dovete immaginare che io ho anche la ventola in questo momento qua in camera, quindi è tutto un, come vedete, svolazzare di piume. Ecco qua, il mio pappagallo piumato. Quindi direi adesso di togliere di mezzo tutte queste piume che non ho utilizzato, che sicuramente mi andranno bene per altri lavoretti creativi. Così l'ho fatto. Beh, dai, tutto sommato non è male, è decisamente strano, però non è male. Quindi, ok, il mio pappagallo è stato fatto. Allora, controllo se si è asciugata la carta, ma no, ancora no, benché faccia abbastanza caldo. E quindi allora direi di divertirci facendo, mamma mia, quante piume che volano, facendo appunto questi i giochini. Allora, leggiamo velocemente. Salve marinaio, salta a bordo della nave Gran Tucano, il più grande vascello che abbia mai solcato i sette mari. Stiamo per salpare verso terre perdute e tesori nascosti. Per diventare un bravo membro della ciurma ti aspettano molte prove, dalla caccia ai pappagalli all'uso della bussola, per guidarci verso fantastici tesori. Dunque, ammaina le vele, siamo pronti per la nostra avventura, il capitano Pop. E qua dice cerca le spade. Dove? Forse in mezzo al giornalino? Boh. Vabbè, proviamo a vedere. Allora, intanto, caccia al tesoro, aiuta il tucano a tornare al suo albero e il pirata al suo tesoro. Lo sapevi che? La bussola indica i quattro punti cardinali: nord, sud, ovest, est. I pirati la usavano per orientarsi. Beh, diciamo, per noi è una cosa abbastanza, penso, semplice, insomma, perché siamo grandi, ma magari i bambini queste cose non lo sanno. Quindi è carino come kit anche perché insegna a determinate cose e trovo che sia una cosa fantastica. Allora, quindi facciamo andare il nostro amico Tucano alla sua palma. Quindi, allora, direi partenza da qua. Vediamo se riesco a perdermi. Direi così. Ed è arrivato! Yeah! Ce l'abbiamo fatta! Mentre il pirata da qua deve andare qua al suo forziere, quindi tan, 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 si incrociano. Arrivato! Beh, ovviamente è stato semplice. Andiamo avanti. Una ciurma di furfanti. È tempo di mettere insieme il tuo equipaggio di pirati. Aggiungi degli dettagli spaventosi alle loro facce prima di farli salpare. Lo sapevi che Annie Bonny e Mary Reedy, penso si dica, non lo so, sono due famose piratesse. Erano toste e coraggiose come i pirati maschi, e forse anche di più. E vai, grandi le donne! Allora, divertiamoci a disegnare questi personaggi. E qua arriva la mia vena creativa insieme alle mie fantastiche stabilo, ovviamente. Non potevano mancare. So che magari i bimbi non ce li hanno, ma approfitto di essere grande per, per farlo io. Allora, vediamo un attimino. Intanto coloriamo i visi. Allora, qua abbiamo Andrea Sette Forchette, poi abbiamo Lucilla Sempre Arzilla, Capitano Pop, e questo dobbiamo inventarci il nome. Intanto, qua non le ho viste, ma cerca le spade, vedete? Qua ci sono. Quindi magari con
il pastello a cera rosso, le segno, quindi una e una, due. Coloriamo adesso i visi con questi pennarelli super fantastici. Ok, ho colorato tutte le parti rosa e ora vado a fare gli occhi, la bocca e tutto il resto, insomma, e i capelli soprattutto. Quindi vediamo un pochettino. Allora, facciamo gli occhi. Spero di non far pastrocci, ragazzi. Quindi non arrabbiatevi se faccio pastrocci. Non so come fargli gli occhi. Se fargli semplicemente dei tondini. Non sa molto da pirata, però mi sta molto simpatico, quindi mi sta simpatico, lo lascio così, mi piace. Ora facciamo lei la faccio coi capelli rossi, mi ispira a farla coi capelli rossi. Anzi, visto che lui si chiama Andrea Sette Forchette, gli disegno gli orecchini. Ci voleva una penna più sottile. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Ok, gli ho disegnato sette orecchini a più o meno forma di forchetta, più o meno. Mi piaceva di più prima, onestamente, ma vabbè. Anzi, per par condicio gli facciamo anche un orecchino così. Ok, allora adesso continuiamo con Lucilla sempre Arzilla, che appunto le voglio fare i capelli, non so, mi ispirano ricci. Vediamo come posso fare. Più o meno, non è venuta proprio al massimo, ma va bene. Stendiamo un velo pietoso. Andiamo avanti, facciamo il capitano. Allora, il capitano Pop. Allora, lui non lo so, me lo immagino con la barba grigia. Sono abbastanza soddisfatta, tra tutti questo è quello che mi piace un pochino di più. E ora faccio questo, che vorrei farlo, non so, se mi riesce vorrei farmi me, ma non lo so se mi riesce, quindi proviamo, proviamo. Allora, devo dire che è venuta abbastanza simpatica. Diamogli allora il nome. Beh, scriviamo Luna Marina. La simpatica. No, la creativa, dai. Simpatico, sono contenta. Abbiamo finito, andiamo avanti. Una pagina da colorare. Lo sapevi che nel 2007 è stata ritrovata una nave appartenuta al capitano Kidd, non lontano dalla costa della Repubblica Dominicana. Era ancora carica di oro argento. Caspita! Chissà che se li hai presi tutti quei soldi poi. Ma. Ok, allora. Beh, direi che andiamo avanti, magari andiamo con i giochini. Questa è una pagina abbastanza grande da colorare. Qua cosa abbiamo? La bandiera pirata. All'arrembaggio, completa la tua nave pirata e tieniti pronto per una scorribanda in mare.
Lo sapevi che gran parte dei tesori dei pirati erano beni deperibili come cacao, stoffa, zucchero e bevande? Allora, qui devo disegna il capitano. Quindi il capitano è lui. Quindi allora ha la faccia tonda. Ovviamente la videocamera si è spenta, ma ho disegnato il pirata che dice verso il tesoro. Poi, inventa la tua bandiera pirata. Boh, onestamente non saprei come disegnarla. Non lo so. Ci vorrebbe qualcosa. Bah, ci penso dopo. Poi disegna il suo tesoro. Disegniamo un forziere. Ok, vabbè, lui è quello che fa le pulizie. Ha in mano uno scopettone. Poi dai un tocco di colore alle vele. E le vele le facciamo rosse. Sì, dai, le coloro di rosso. Prendo. Ok, la vedetta mi è venuta veramente molto male. Sono sicura che i bambini sono fuori dei lavori molto migliori rispetto al mio. E quindi questo è finito. Poi abbiamo, vabbè, la ricetta che, vabbè, saltiamo. Qua, pappagalli in coppia. Polly cerca un amico, trova le coppie di pappagalli uguali e colora nello stesso modo. Allora, vabbè, faccio solo la ricerca dei pappagalli uguali. Intanto ho trovato una nuova spada qua e anche ce n'è una qua. Allora, cerchiamo i pappagalli uguali. Qua ci insegna come fare l'uncino del capitano. Quindi un grosso bicchiere di carta, carta stagnola e forbici, ritaglia il modello dell'uncino, incollalo nel cartone della scatola Tucan Box vuota e poi ritaglialo di nuovo in modo che sia preciso e robusto. Avvolgi l'uncino nella carta argentata, taglia una fessura sul fondo del bicchiere di carta e inserisci l'uncino. Infila la mano nel bicchiere e afferra l'uncino all'interno. Beh, molto carino. Come vedete, anche qua propone di utilizzare la confezione, la box. Quindi, oltre a utilizzare questa parte per creare una bellissima cornicetta, si utilizza anche l'altro resto della box. Quindi, insomma, è anche una bella idea di riciclo creativo per l'appunto. E quindi questo è tutto il giornalino. Ora, nel frattempo si è asciugata la nostra mappa e io l'ho anche un po' decorata, nel senso che l'ho bruciacchiata, come vedete. Ho fatto qualche segno di bruciatura, l'ho colorata in entrambi i lati ed è venuta veramente bellissima, cioè mi piace moltissimo. E ora andiamo a realizzare la nostra mappa del tesoro. Quindi, allora, vediamo un pochettino. Prendiamo subito in mano gli adesivi. Come prima cosa dobbiamo mettere di solito in alto la bussola. Allora, quindi questa la mettiamo, intanto decidiamo che parte utilizzare. Utilizziamo, ma mi piacciono tutte e due, utilizziamo questa. Quindi qui attacchiamo la bussola. Ok. Poi
dobbiamo decidere dove fare il... Sono ancora piume che girano. Dove fare il mare, perché ovviamente dovremmo andare su un'isola. Allora, intanto prendiamo il colore per fare il mare. Io direi di farlo in questa zona qua. Ovviamente non viene perfetto per via di tutti i rilievi che ci sono in questa carta, in tutto il scompiglio che gli ho fatto. E vabbè. Allora, quindi, intanto mettiamo la nave che è qua nell'acqua. Poi quindi qua inizia a esserci la riva. Quindi magari faccio qualche... stacco. Cosa così più o meno. Quindi qui abbiamo poi la sirena. Qua mettiamo l'isola con la palma. Poi un vulcano lo mettiamo in questa zona qua dell'isola. Poi mi mancano questi due che non ho idea di cosa siano, o forse ci sono diversi, una lotta tra pirati potrebbe anche essere. Quindi mettiamo questo qua, l'incontro con i pirati. Qua fanno la battaglia e alla fine la fantastica X del tesoro, che mettiamo qua. Ecco, qua. Che bello, cioè, guardate, mi piace veramente tantissimo come ho fatto questa carta e penso che farò la stessa carta, magari senza attorcigliata, gli do la colorazione col tè e l'abbrucciacchio per scrivere anche le lettere per la corrispondenza, perché è veramente bellissima, mi piace tantissimo. Ora iniziamo a fare. Diciamo la strada, quindi la nave attracca qua dove vede la sirena e cerca di aiutarla. Poi proseguono lungo la riva e si accampano qua per la notte. Poi continuano e qua trovano altri pirati e possono dire: facciamo amicizia, non sarebbe male. Quindi, poi però non vanno d'accordo, vanno un po' avanti. Ecco, così vediamo entrambi. Ma non si decidono e quindi dicono: guerra! Lo scrivo anche. Qua salviamo la sirena.
e quindi di conseguenza qua vincerà solo uno. Ovviamente vinceranno i nostri, non può essere. E però proseguono. Fanno la circunnavigazione, mi pare che si dica, del vulcano. E alla fine giungono al tesoro. Devo dire che è molto carino, mi piace. Ovviamente si può decorare, infatti anche come dicono, mi pare di aver letto, ecco qua, geografia, incoraggia il tuo bambino o la tua bambina ad abbellire la mappa con degli elementi del paesaggio come fiumi, montagne, foreste, mari e spiagge. Quindi insomma, devo essere onesta, allora, quindi come kit mi piace molto. È bello perché comunque loro lo personalizzano anche col nome del bimbo o della bimba. Questo ovviamente, essendo anche in tema estivo, ci sta tutto con i pirati, anche la creazione del pappagallo molto simpatico e anche la mappa. Cioè, devo essere onesta, come kit è bello, il costo mi pare corretto. Se volete provarlo, vi lascio i codici sconto e il link dove poter acquistare il prodotto. Vi ricordo che c'erano anche la colla e i pastelli a cera, quindi tutto l'occorrente per un bambino per creare la propria storia e ovviamente volare con la fantasia e l'immaginazione, che nei bambini secondo me è una cosa da coltivare e anche da grandi, perché no? Quindi questo kit è veramente fantastico, ve lo consiglio anche come idea regalo, non è male come idea, come proposta. Spero che voi questo video vi sia piaciuto. Io come sempre vi saluto, vi mando un grosso bacione, un grande abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!